Ciao a tutti! Oggi vi presento un gioco famosissimo che molti di voi conosceranno già. Sto parlando di Dixit. Sì, il più pluripremiato, giocato, consumato party game adatto a tutte le età. Tante persone si sono accostate al gioco di società proprio con Dixit, che è stato pubblicato circa una dozzina d'anni fa, nel 2008. Dal 6 aprile, quindi pochissimi giorni fa, Asmodee, la casa produttrice, distributrice, durante l'emergenza Covid-19 ha deciso di dare il proprio contributo, ha deciso di pubblicare una versione print and play, quindi che potete stampare in casa e subito pronta per il gioco. Insieme a Dixit, Asmodee ha anche pubblicato altri giochi famosissimi, come ad esempio Double, Unlock, Cortex, tutti che si possono stampare da casa. Vi servirà quindi una stampante per stampare le quattro pagine fronte e retro. Per il resto, se avete voglia di giocare, seguite questo video tutorial. Dixit è un gioco di carte da 4 a 6 giocatori. Potete stampare il segnapunti che trovate in descrizione e anche come collocare le carte, l'esagono. Il mazzo originale è composto da 84 carte e nella versione print and play è formato da 36 carte che vanno più che bene per iniziare a giocare. Mescoliamo le carte e ne diamo 6 ad ogni giocatore, che le terrà nella propria mano senza farle vedere agli altri. Ad ogni turno un giocatore sarà il narratore. Cosa devi fare quando sarà il tuo turno? Attingendo alla tua fantasia, ispirata dalle illustrazioni trasognanti delle carte, dovrai scegliere una delle 6 carte e descriverla con un titolo, una frase o un mimo, quello che vuoi tu. Puoi far riferimento alla carta in generale, alla scena rappresentata, oppure far riferimento solo a un particolare, un dettaglio. Ad esempio, scelgo questa. E la mia descrizione è scelta di possibilità. A questo punto, tutti gli altri giocatori scelgono tra le proprie carte quella che assomiglia di più a ciò che è stato descritto dal narratore e la pongono a faccia in giù sul tavolo. Il narratore prende tutte le carte, le mescola e le dispone dove c'è l'esagono, vicino ai numeri 1, 2, 3 e 4, in base al numero di giocatori. Ora i giocatori, dopo aver osservato le carte, devono scrivere segretamente su un foglietto il numero corrispondente alla carta che ipotizzano sia quella del narratore. Quando tutti hanno votato, si scoprono i voti e si attribuiscono i punti. Qui nasce la difficoltà del gioco, perché il narratore riceverà punti se almeno un giocatore avrà indovinato la carta, ma se tutti dovessero indovinarla, il narratore non avrà alcun punto, mentre tutti gli altri giocatori sì. Se tutti capiscono la carta del narratore, così come se tutti sbagliano, il narratore fa 0 punti e i giocatori 2 punti. In tutti gli altri casi, il narratore e i giocatori che capiscono la carta del narratore prendono 3 punti. Quindi in questo caso, in 3, prendiamo 3 punti. Inoltre, i giocatori ricevono un punto per ogni voto ottenuto dalla loro carta, quindi il giocatore numero 2 va avanti di un punto. Si ripesca una carta per tornare alle 6 carte della mano. E si va avanti finché un giocatore non arriva a 30 punti, oppure sono finite tutte le carte. Questo era Dixit, buon divertimento!